tutti noi e benvenuti al Palazzo dell'Informazione qui a Roma, benvenuti alla presentazione di un'iniziativa importante, un'iniziativa che vuole porre l'attenzione su un tema centrale del nostro tempo, qui parlo in qualità di cittadina, è un'esigenza sempre più stringente che riguarda davvero tutti noi su quello che forse è il tema centrale della nostra vita, ovvero la tutela della salute, la tutela della nostra salute. E il nostro sistema sanitario nazionale, lo sapete meglio di me, si trova da anni a dover affrontare una situazione a dir poco difficile, una situazione che vede poi una quota di risorse pubbliche sempre più ridotta, inadeguata al compito che deve assolvere e che sta via via minando l'equilibrio tra principio di equità nell'accesso alle cure da un lato e sostenibilità economica dell'intero sistema dall'altro. È evidente quindi che in questo quadro la sanità integrativa, ovvero il secondo pilastro sociosanitario del paese, si pone sempre più come un elemento di peso nella esigenza che diventa sempre più stringente appunto di integrare il sistema sanitario nazionale. Questo è un po' il tema centrale anche del nostro incontro di questo pomeriggio, perché noi vogliamo accendere i riflettori proprio su questo tema, quindi sul futuro della sanità integrativa in Italia, sulla necessità di un'opportuna regolamentazione e lo facciamo ascoltando la voce di tutti i soggetti coinvolti nel processo, di tutti coloro che giocano quindi un ruolo da protagonista all'interno della sanità italiana. Sarà quindi un pomeriggio di confronto, un pomeriggio di riflessione, un pomeriggio al quale invito tutti voi anche a partecipare, anche dalla sala, se doveste avere domande, spunti di interesse, di dibattito, di confronto, fatelo serenamente perché davvero siamo qui, anzi, per raccogliere idee, per avere un tavolo di lavoro il più condiviso possibile. Quindi tutte le opinioni e tutti i suggerimenti sono assolutamente ben accolti, lo dico sin d'ora, ci sono anche radiomicrofoni a disposizione, per cui non abbiate timore appunto con un cenno ad intervenire. Io intanto saluto e ringrazio tutti voi per la vostra presenza qui quest'oggi. Saluto i presenti in sala, i consiglieri e altre personalità. Nicola Scalone dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, benvenuto. Benvenuto a Vincenzo Elifani di Union Servizi Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata. Benvenuto a Barbara Fiorucci di ANIP Confindustria, a Marco Cozzolino di Legacoop Produzione e Servizi, Giuseppe Gallinari, Conf Cooperative Lavoro e Servizi. Benvenuto ad Andrea Laguardia di Legacoop Produzione e Servizi, a Lucia Silvestri di Will Trasporti Will.